Liana Orfei, icona indiscussa del circo italiano nel mondo. Grazie, grazie, troppo buono, è un complimento che mi dà una gioia immensa. Grazie infinite. Siamo qua al Festival Internazionale del Circo d'Italia, subito un'impressione a caldo. È splendido, è una cosa bella, fatta bene, giusta, studiata, realizzata bene. Posso dire altro? Bello. L'immagine che nel circo è tutto possibile, fare sognare e realizzare i sogni. E fare sognare il pubblico, e in questo caso, quando le cose riescono bene, il pubblico sogna e realizza il proprio sogno. Circo nel futuro, io penso che quando non ci saranno più pianeti al mondo, perché saremo riusciti a distruggerli quasi tutti, quell'ultimo pianeta che ci sarà pieno di circo, perché il circo non può morire. Il circo è nato con l'uomo e finché ci sarà un uomo ci sarà il circo. L'auspicio è che abbiano il successo che si meritano, come in questo caso, perché hanno avuto tanto successo e se lo sono totalmente meritato, e che possono avere la soddisfazione che il lavoro che hanno fatto per arrivare a tale perfezione, a tale pericolo, che il lavoro immane, la fatica, le ossa rotte, gli strappi, la delusione di non riuscire subito, sia pagata, ripagata dagli applausi del pubblico, perché è il cibo degli dèi. Per la gente del circo, l'applauso e la soddisfazione del pubblico. L'augurio mio è questo, l'applauso che li accompagni sempre. Ma sai, noi abbiamo scoperto da sempre la fonte della, non dico della felicità perché sarebbe una cosa meravigliosa, no, la fonte del vivere bene. Perché? Perché nel circo c'è un grande rispetto uno dell'altro, uno per l'altro. Nel circo c'è l'amore per la famiglia, il rispetto per la famiglia. Nel circo c'è l'amicizia. Nel circo ci sono i popoli che si abbracciano, perché qui ebreo con l'arabo sono amici, lavorano insieme, mangiano insieme, magari non lo stesso cibo. Magari le preghiere sono differenti, logicamente, però c'è quella fratellanza. Uno del circo è prima di tutto popolo del circo. E poi è italiano, russo, cinese, spagnolo, genovese, però è così.